Adesso ancora qualche istante, avrai sicuramente Ciro Ferrara al tuo microfono. Una prova solo per il microfono. Perfetto, va bene. E allora, Ubaldo Righetti, chapeau. Soddisfatto, credo che sia soddisfatto anche Ciro Ferrara, Ciro Ferrara, il tuo entourage, ma soprattutto anche il pubblico che è corso in maniera numerosa e che si è divertito questa sera. Abbiamo visto una grande Italia che cresce di partita in partita, e questo sta a testimoniare che insomma il valore c'è, bisogna dargli fiducia, grande intesa, ma anche con i campi l'Italia ha avuto la sua grande modo di mettersi in mostra. Quindi, e allora sentiamolo, bravi. Ciro Ferrara, al microfono di Federico Calcagno. È arrivato Ciro Ferrara, allora la bella Under 21, una squadra che cresce secondo proprio i dettami di Ciro Ferrara, i ragazzi lo seguono moltissimo. Ma credo che insomma chiaramente stare un pochettino di tempo insieme permette di lavorare su alcune cose, su poche cose, però su concetti che devono essere ben chiari ai ragazzi. Oggi devo dire che hanno fatto una grandissima prestazione, la gara non era una gara facile, l'ha dimostrato anche il secondo tempo della Svezia che qualche problema ce l'ha creato, però devo dire che nell'arco della gara l'Italia ha vinto una gara meritatamente, poteva fare anche altri gol, abbiamo lavorato anche sulla fase di possesso, cosa che magari contro l'Inghilterra abbiamo fatto un po' fatica. Direi che stasera voglio fare i complimenti ai ragazzi perché veramente hanno fatto una grande prestazione. E davvero si vede che i ragazzi seguono Ferrara, cenni di intesa continui e importanti tra il commissario tecnico e i loro giocatori. E parliamo anche dei nuovi per modo di dire, naturalmente, Lorenzo Crisetti, due parole, 18 anni soltanto, la prima presenza da titolare, ma indubbiamente un giocatore under 21. Assolutamente, quando uno è bravo, poi l'età conta poco, quindi lui ha dimostrato una grande personalità, è un ragazzo del 93, e già aveva fatto parte della nazionale con Gigi Casiraghi e quindi evidentemente anche Gigi aveva notato le sue qualità. Io è la prima volta che lo porto in nazionale, non mi sono creato il problema, l'ho buttato dentro perché credo che abbia delle qualità e delle doti diverse rispetto agli centrocampisti che ho in questo momento, e direi che ha risposto molto molto bene, ragazzi. Gli attaccanti hanno segnato tutti. Beh, questo fa morale chiaramente per loro, è importante, credo in particolar modo chiaramente per Paloschi, che ritorna al gol in nazionale, ma è importante anche per gli altri che sono andati a rete, ma ripeto, ci poteva essere la soddisfazione anche per qualche altro ragazzo, non è stato così, però oggi dobbiamo ritenerci assolutamente soddisfatti. Adesso avremo qualche giorno in cui continueremo a lavorare e poi un altro impegno sicuramente molto duro che è quello in Germania. Grazie Ciro Ferrara, linea allo studio di Roma e poi torneremo ancora qui da Reggio Emilia. In chiusura di questa serata di calcio da Reggio Emilia, dove l'Italia Under 21 ha battuto 3-1 in pari età della Svezia, sentiamo alcuni dei protagonisti al microfono di Federico Calcagno. Sì, al volo, allora Diego Fabbrini, il suo primo gol nell'Under 21, e si è rivisto il Fabbrini che ricordavamo proprio nelle prime esibizioni sotto la gestione di Casiraghi. Diciamo, il primo gol è stata sicuramente un'emozione grandissima, è stato il mio primo gol con la nazionale Under 21 e sono felicissimo per questo. Poi per di più siamo riusciti a fare una bella partita, siamo riusciti a vincere penso meritatamente, quindi penso sia una bella serata sia a livello personale che a livello di squadra. Per quello che hai detto te dell'Empoli, penso che il momento non era dei migliori, qua per fortuna il mister mi dà serenità, mi ha dato fiducia e sono contento, sì. Nel fuori onda avevamo parlato con Fabbrini appunto del momento un po' così che sta attraversando nell'Empoli, che chiaramente con l'Under 21 ha riscattato. Lorenzo Crisetic, complimenti da tutti, dal CT innanzitutto, la prima partita da titolare a soli 18 anni, da qui bisogna partire, non bisogna montarsi la testa. Sì, beh, ovvio, è la prima partita, fa molto piacere essere partito da titolare, però ripeto, ora si torna a lavorare ogni giorno per riuscire a far sempre meglio. Grazie allora a Crisetic e a Diego Fabbrini, e la linea torna a Stefano Bizzotto. Sì, tre partite e tre vittorie dunque per Ciro Ferrara sulla panchina della Nazionale Under 21, è vero che sono amichevoli ma
insomma, intanto abbiamo battuto l'Inghilterra che aveva una decina di giocatori di classe 88-89, mentre i nostri sono andati tutti dopo il primo gennaio del 90. Oggi, a parità anagrafica, dicevamo all'inizio, una vittoria mai in discussione, un 3-1 che poteva essere anche più largo. Abbiamo concesso questo gol a Larsson, ma abbiamo fatto vedere tante belle cose, una crescita di autostima di questa squadra, tanta qualità e tante alternative. Sì, hai detto molto bene, tante alternative, quindi la qualità dell'Italia rimane sempre alta ed è importante per un tecnico come Ciro Ferrara che sta costruendo questa nuova Italia. Ci sono buoni elementi. Allora, a Reggio Emilia, Italia batte Svezia 3-1, il gol nel primo tempo, Fabbrini al 19esimo, Paloschi al 32esimo, nella ripresa Macheda al 12esimo e per la Svezia al 17esimo Larsson. Grazie a Ubaldo Righetti per il commento tecnico, a Federico Calcagno per gli interventi da bordo campo, a Franco Venditti per la regia. L'appuntamento è per martedì ore 18, Kassel, Germania-Italia. Grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata. Buona serata.